Toscana Fair è stato scenario a Pistoia per la presentazione del libro Bancario o consulente finanziario. Il volume, firmato da Andrea Giampà, Marco Breschi e Loris Jurman, analizza la figura del consulente divenuta, hanno spiegato i tre autori che operano nel settore, figura sempre più di maggior centralità nella gestione dei patrimoni di imprese e famiglie. Questo libro nasce anche a seguito della normativa sulle banche europee che prevede che quelle in difficoltà possano fallire. Quindi il ruolo sociale del consulente finanziario deve essere quello di prendere per mano il proprio assistito e condurlo verso strumenti finanziari più diversificati e remunerativi nel tempo. Il libro arriva a 3 anni dal precedente, scritto da Giampà e Jurman e dedicato al tema di MiFID II, definendo i tratti distintivi della figura del consulente finanziario. Oltre a gestire quelli che sono gli investimenti dei propri assistiti, si occupa soprattutto di gestire e di aiutare i propri assistiti a fare conti con quello che è il nemico numero uno di ogni investitore, ovvero l'emotività. Perché davanti a un capo griffato e scontato del 50%, il primo pensiero è quello di acquistarlo e di vedere quella come un'occasione, mentre di fronte a uno storno di mercato, a un ribasso di mercato, le sensazioni che proviamo sono quelle di paura, di timore e tendiamo a scappare. Bene, il consulente finanziario proprio in quel momento è a fianco dei propri assistiti per aiutarli a non sbagliare. Il consulente finanziario deve seguire in questo percorso il cliente. Pensiamo soltanto a una coppia sposata ma senza figli e con i genitori ancora viventi. Ecco, in caso di un evento avverso di uno dei due coniugi, i rispettivi genitori potrebbero concorrere all'eredità. Ma sono tutti d'accordo? E proprio per questo è fondamentale il ruolo del consulente, quindi aiutare in questo percorso i clienti.